sul primo video che faccio, però prima ne ho fatto anche un altro con dei pupazzi, ma è un'altra cosa, cioè non si vedono i giochi. Ma oggi benvenuti sul primo video e anche sulla prima registrazione di Luigi's Mansion! Iniziamo a mettere Luigi's Mansion veramente, che è bellissimo. Caricamento, va benissimo. Aspettiamo ancora mille anni dopo. Ok, siamo entrati. Premia per iniziare. Filippo. Mi chiamo Filippo, non mi sono presentato. Scusate. Ma facciamo la modalità storia. Ovviamente dobbiamo mettere nuova partita. Cosa ci mettiamo? Andiamo su nuova partita. Inizia. Questo gioco salva i progressi in modo automatico. Non spegnere la console quando a schermo appare salvataggio. Ok, perfetto. Ora mi lascio andare. Ok ragazzi, Todd guida male, si sa. Siamo entrati in un hotel, vedo, ma Luigi sei contento? Oh yeah! Il cane è entrato non passando attraverso. Allora, faremo solo la prima missione oggi, perché ho detto faremo solo il primo piano. Ok, voglio parlare con Mario, vediamo cosa ci dice il bravo Mario, che vuole mangiare la torta. Mario non mangerà la torta. Ciao Mario. Bene, si capisce già da quella faccia di quel tizio che non andrà mai bene. Benissimo. Non si può neanche saltare in questa prima.
Ciao Todd! Non volevo disturbarvi, però. Ok, sì, vedo che ce n'ha più di 30. In un senso, si vedono. Ma magari ce n'ha anche molti di più di 30. Bene! Dovranno portarli gli ostaggi dell'hotel. Tu devi muoverti! Muoviti! Muoviti! Non importa niente. Peach, come stai? Aspetta, ho schiacciato Y. Hi! Beautiful! Questo hotel è così grande, Luigi. L'arredamento, poi, è semplicemente straordinario. Lovely! Beautiful. Che fortuna aver ricevuto un invito. Ciao. Un invito molto spaventoso, eh? Non importa. Parliamo con questo qua, il cassiere dell'hotel. Vediamo cosa ci dice. Buongiorno. Sì, già dalla sua faccia. Cari ospiti, benvenuti all'hotel Mira Mostri. Siete pronti per il check-in? Certo. Thank you. Tevi Tara. Onorati ospiti, benvenuti all'hotel Mira Mostri. Già dal nome si capisce. Mi chiamo Malberta Crisantemi. Crisantemi. E sono proprietaria dello, la proprietaria dell'hotel. Sono davvero felice che abbiate accettato il mio invito. Bene, quella capigliatura non mi piace. Scendi le scale tranquilla, Scendi, scendi. Dovete essere molto stanchi. Venite, vi faccio vedere le vostre stanze. Le stanze saranno... Non mi viene... Una battuta. Beh. Oh, non preoccupatevi. Per il bagaglio se ne occuperà il nostro straordinario staff. Guarda lo staff. Lo staff. Allora, quello là ha una maschera. Ha una maschera. E perché volano? Vabbè. Ah ah ah. Dopo tutto. Siete dei non importa. Faremo in modo che il vostro soggiorno sia sensazionale. Davvero da urlo. Ecco, questa è una battuta. Davvero da urlo, perché vi spaventerete quando lo vedete. È da spavento. È spaventoso questo look. Cioè, basta. Che ne dite, andiamo? Sì, ma povero Luigi. Vabbè, possiamo stare. Comunque questo hotel vedo che è molto alto. E comunque questo hotel è molto spaventoso della bellezza. E poi quella è una creatura orribile. Sembra che oggi comunque è il giorno. Oggi è Natale. Sì, ieri mi hanno portato i regali. Ho aperto il computer bellissimo. Quello che sto usando per registrare. Sì. Ecco, le stanze di Mario, Luigi e Peach sono da questa parte, proprio dalla parte con la seggiola del re, si capisce? Le stanze dei Todd sono per di là invece. Benissimo. Spero che vi troverete bene. Sono certa che non dimenticherete mai questa vacanza. Proprio mai io me la dimenticherò. Di Natale, questo saluto. Non t'ho neanche salutato, ecco perché sei arrabbiata. Il cagnolino saltella come un canguro, quindi non è un cane, ma è un canguro. E va bene? Facciamo una perlustrazione nella cosa di Luigi. Benissimo, che bella. Vediamo cosa c'è qua. Un piccolo
piccolissimo. Una mano che ti saluta in modo strano. Entriamo dentro la cucina. Ok. Non si chiudono le tende. E comunque volevo dire apriamo il water, ma te perché ho aperto? Cagnolino, andiamo di là. Tu ci vai da sotto. Vabbè. Io non ci dubito che caffè è questo. Secondo me non è caffè. È veleno. Sculetto, sculetto, sono sculetto. Sì, guardate Luigi, come sculetta. Bau, bau, è ora che riposino? Ma certo, cagnolino. È ora che riposino? Ma certo, cagnolino, fa pure rima. Che bella rima. Ah! Mi sto stiracchiando come Luigi, ma voi non lo vedete perché mi vedete la mia faccia, quindi non potete vedere che mi sto stiracchiando. Ma nei prossimi video di Luigi's Mansion, di Minecraft, di Roblox, tutte queste cose vedrete anche la mia faccia. E soprattutto vorrei farvi vedere anche un giorno la progettazione della mia casa. Quindi non so quando, però... ovviamente spero dopo il mio compleanno per questa cosa. Non importa, è il primo video che faccio, quindi sono molto contento di tutto questo. Ah, Luigi si è svegliato con un colpo di osta! Se non so cosa vuol dire! Non importa. Belli dei fiori, non li avevo visti quei fiori prima. Ok, allora, io vorrei vedere ora cosa c'è qua dentro. Bam, un diavolo. Cosa ci sta? Esatto, ma manco degli arti. Prima non so, prima c'era qualcosa di peggio. Un mondo che dice, ok. Bene. In questa finestra c'è qualcosa che è strano. Ora sono, voglio sapere cosa c'è nel water tranne me. La stessa cosa. Non ti do la mia carta igienica. La carta igienica è la mia cosa preferita. Perché ci faccio i bisogni. Anche se li farò anche se li faccio nel water. Vabbè, andiamo fuori. Andiamo, cosa c'è? Ok, bella la casa, bellissima. Ma cos'è sto nero? Ma fa schifo, sembra qualcosa che un virus che è entrato. Allora, io esco da qui. Sto portando praticamente i bagagli di Peach. Questo è una macchina. Io voglio sapere se posso entrare qua. C'è una porta. Non posso. La prima stanza che troviamo dobbiamo entrarci. Mario? Mario? Bene, io vorrei vedere la croce qua dentro. Perché niente, Mario non è niente. Neanche qua? No, non si può neanche capire. Andiamo da Peach, andiamo a vedere cosa è successo alla povera Peach. Quante camere? Siamo al quinto piano. Peach. Peach? Allora, Peach, io vado a vedere, mi sa che c'è lei, c'ha qualcosa, e lei ha qualcosa. Tutto esplosi, Luigi, povero, si è spaventato. Povero Luigi, veramente. Bene, l'ascensore...
Si è aperta! Non è vero, non è ancora aperta. Chissà. Ora si è aperta. Buongiorno, Madame Crisampanda. Non so chi. Non mi ricordo il suo nome. Ma la Berta Crisantemi. Bene, bene, bene. Ecco l'ospite più interessante del mio hotel. Ti stavo giusto cercando. La stanza è all'altezza delle tue aspettative. Non ti pare che sia da paura? E infatti sì, mi piace da paura. È da paura. Sprizzo gioia da tutti i pori. Non hai idea di quanto sia felice che abbiate accettato il mio. Ti starai chiedendo: come mai, vero? Beh, ecco. Tutto merito di qualcuno. Io adoro. Lui è la mia vera fonte di ispirazione. È stata sua l'idea di invitarti qui. Sono una sua fan sfegata ed è per questo che sono felice di presentartelo di persona. Va bene? Sì, a te proprio così. Spero che tu sia pronto. No. Bene, Rebu, ciao per Rebu. Mi sembra con gli occhi di banana. È solo che il mio computer va un pochino più indietro, quindi lui dice: ah! E poi il suo computer: ah! Non mi vado a ripetere. Comunque, non importa. Quel vecchio rimbambito mi ha rinchiuso nel laboratorio. Bene, è rimbambito. Ora vediamo chi vince. Ora vince della più, non so cosa. Ma sono riuscito a fuggire. La simpatica proprietà dell'hotel non vedeva l'ora di conoscermi e mi ha liberato. Che fortuna, eh? Non pensavo proprio che saresti venuto, ma sono preparato comunque. La mia vendetta è quasi completa. Cosa intendo? Te lo spiego subito. Il piano è il seguente. Bene, intrappolare te e i tuoi compagni di viaggio dentro a dei dipinti. Sì, ok, sennò dura 5 ore il video se non finisce di parlare. Non preoccuparti, Luigi. Ci vorrà un attimo, perché tu non sei ottimo. È l'ora di una bella riunione familiare. Sì, è una riunione familiare perché ci sono tutti i tuoi amici. Amici. Ammira Rebu in tutto il suo splendore. Sì, sembri che hai gli occhi a banale, non mi interessa. Ecco un dipinto per te. Ne ho ottenuto in serbo. Non importa, sta parola non la dico. Uno speciale per l'occasione. Stai fermo lì e fammi un bello sguardo terrorizzato, Luigi. La festa è finita. Ok, Luigi, devi essere contento perché ti hanno fatto una festa. Non mi interessa. Guarda Rebu! Ciccio, non mi devi dare le botte! Ciccio, non mi devi dare le botte! Stacchiamo! C'è ben fatto. Tu Luigi, scendi! Bravo! Sei sceso! Ho visto dei video veramente belli. Bene, ora non è più, ora è veramente bello, ma sempre. Non importa.
caricamento dura troppo in questo gioco, dovrebbe essere fermato. E il cane che mi lega! Che schifo! Non importa, allora io cerco di saltare, Luigi può saltare ora? Bene, non ancora. Qua ci sono dei soldi, non posso respirare. Allora, questo via. Allora, io tra un po' finisco il video, vorrei andare veloce. Qua c'è per ora abbiamo 0 di vita. Sta calmo, mi ha fatto prendere un infarto. Vediamo qua, Ma dove si... Ciambelle! Cosa c'è? Magari arriveremo a 30 minuti. Bam! La flashata. Ora Luigi. Wow, hai capito tutto? Certo. Tanto ragazzi, vorrei riprovarlo. Wow! Però io ci terrei. Sa che il boss non lo affronteremo. Vieni qua, tocco. Volevo provare ad andare nella lavatrice. Tanto proviamo. Aia. Maledetto, cosa fa? Io esco. Maia, come usate? Wow! Veramente, ragazzi, Luigi smash. Ragazzi, mancano 5 minuti. Come si prende? E di qua? Comunque non ce la facciamo a fare il boss, lo faremo nel prossimo video. Sarà domani mattina, perché oggi devo veramente... Ecco, vero, devo andare. Wow!
io vorrei tanto. Una cosa. E io. Mancano 4 minuti. Dovevamo salire. Spero di incontrare almeno dei fantasmi, così li aspiro. Io volevo andare al piano 1. Quindi non voglio assolutamente aspirare quei fantasmini. Allora, abbiamo fatto, volevo dire una cosa, io vi saluto, nel prossimo video faremo altre cose, cioè affronteremo il boss e elimineremo quei fantasmi. Ciao ciao e buon divertimento, ciao!